elementi centrali della crescita in un contesto dove calano i legami sociali, aumentano le fragilità delle persone, anche in ceti sociali che non ho mai conosciuto prima d'ora, difficoltà ad arrivare a fine mese, ci sono anche meno soldi a disposizione delle istituzioni, il nesso tra economia e economico e sociale diventa assolutamente decisivo. Le iniziative anche del welfare devono poter anche autosostenersi, altrimenti non riescono a reggere l'urto di una quantità di persone che cominciano a chiedere e a volte hanno vergogna a chiedere. Allora il tema della sostenibilità economica del welfare diventa molto più importante dei tempi di vacche grasse. Sto parlando anche di regioni come questa, di province come questa, che in passato e anche adesso hanno ancora un elevato livello di reddito e di tenuta istituzionale, ma la prospettiva è che questa situazione non duri più di un paio d'anni, per cui è molto importante, ovviamente per tutta la nazione, visto che festeggia l'economia, ma anche per questa provincia in particolare, cominciare a muoversi in quest'ottica. Da qui tutto il tema della connessione tra gli elementi economici che hanno valenza sociale e gli elementi nuovi di sociale che hanno valenza economica. Quindi le esperienze che sono state portate qui hanno proprio questo tipo di valenza. Quindi da un lato il tema della sharing economy, l'economia di condivisione, siamo partiti da car sharing e poi pian piano quello che connette le case, le automobili, Airbnb, car sharing, BlaBlaCar, persino quei sistemini piccolini che consentono di mettere su le squadrette di calcetto in cui quelli che non sono giocatori affidabili vengono penalizzati. Questi aspetti sono molto importanti perché consentono di costruire legami sociali attraverso le iniziative economiche. Quello che è interessante, voi avete anche questa startup locale molto interessante che abito appunto meglio rispetto alla casa, l'uso comune degli attrezzi di casa. E questi sono aspetti decisivi perché attraverso iniziative economiche che valorizzano anche le dimensioni tecnologiche si riescono a costruire legami che sono il portato maggiore di una necessario per un'economia, anche per un welfare che fatica a reggere l'urto delle difficoltà perché le persone vivono difficoltà che altrimenti non. Come dire, con una situazione di maggiori legami sociali sarebbero meglio gestibili. Da un lato quindi un'economia che può produrre legami sociali, dall'altro lato un welfare che può produrre sostenibilità economica. Le esperienze che presentate oggi, sia quella del welfare di montagna con il tema delle cooperative di comunità, sia quella della Caritas di Lucca che attraverso il sostegno a delle persone molto marginali nella società riesce a rimettere in piedi, a rimettere in gioco dei commercianti, situazioni di difficoltà, di imprese commercianti, commerciali che non sarebbero riuscite ad arrivare a fine mese senza il loro intervento per aiutare i poveri, sono aspetti di grande significatività perché un welfare di montagna con le cooperative di comunità consente a un territorio di sostenersi nel momento in cui si crea badantato diffuso attraverso persone che fanno un po' da monitor all'interno di un contesto e questi o negozi multitasking che consentono di avere prodotti differenziati tra loro che vengono erogati dalle iniezioni fino alla posta, fino alla spesa e questi aspetti insieme consentono a un'economia come in aree poco antropizzate come la montagna di potersi sostenere. Sostengo dal punto di vista del welfare, produco un'autosostenibilità economica, allora do anche l'idea che un territorio può svilupparsi e iniziative anche abbastanza innovative sono in grado di autosostenersi.